grandi musicisti questa sera e anche soprattutto Remo, grande amico. Vi racconto una storia questa sera, magari un po' meno scontata rispetto ai manuali scolastici, una storia che, se la vogliamo considerare dal punto di vista storico, cronologico, e se vogliamo appoggiarci, poiché si chiama storia dell'impressionismo, se vogliamo appoggiarci alle 8 mostre impressioniste che si sono svolte, dovrebbe essere una storia che comincia nel 1874, l'anno della prima mostra impressionista, in Boulevard de Capucine a Parigi, nell'ex atelier del famosissimo fotografo Nadar, e arriva dall'altra parte, ma passano soltanto 12 anni, al 1886, che è l'anno dell'ottava e ultima mostra impressionista che si svolge sempre a Parigi. Tutte le mostre si sono svolte a Parigi in Rue Lafitte. Sono mostre che non si fanno mai, non si sono mai fatte in tutte le loro edizioni in una sede istituzionale, ma ogni volta che questo gruppo di pittori, variabilissimo assolutamente, decideva con tantissimi litigi, con separazioni, riappacificazioni, ogni volta che decidevano di esporre dovevano andare ad affittare un luogo. E quindi la mostra, la prima si chiamava la mostra della società anonima di pittori, scultori, incisori e così via, è quindi nata al di fuori dell'ufficialità. Del resto, le mostre impressioniste nascono proprio per sfuggire alla logica del salon, che è il luogo, come credo molti di voi sappiano, il luogo della ufficialità francese, il luogo nel quale nel corso dei secoli ogni anno sostanzialmente venivano esposte centinaia se non addirittura migliaia di opere, e tutti naturalmente, anche i giovani impressionisti, ambivano ad entrare al salon, perché il salon era l'unico luogo in cui si potesse mostrare proficuamente la propria opera. Allora ho detto 1874-1886, le 8 mostre impressionisti, ma in realtà, come ascolterete nel corso di questa serata, sono date sbagliate, perché nel 1874, quando si apre la prima mostra impressionista, in realtà l'impressionismo comincia già ad essere in crisi. Se noi dovessimo fare, come faremo questa sera, una storia dell'impressionismo vera, reale, concreta, basata sui fatti, dovremmo partire quantomeno da 10 anni prima. E lo capiremo, è inutile che io ve lo anticipi adesso, lo vedremo cammin facendo. Ma fatemi tornare indietro di qualche tempo, un po' più di qualche tempo. Credo che tutti noi conosciamo il 600 olandese, non parlo del 600 francese, il 600 olandese lo conosciamo perché ha espresso alcuni dei pittori più amati nell'intera storia dell'arte, penso, faccio due nomi fra gli altri, Rembrandt e Vermeer. Credo che invece molti di meno, non soltanto tra di voi, ma fra il pubblico normale, anche normalmente colto, sappia che il 600 olandese è stato un secolo non soltanto vocato al tema della figura. Ho fatto due nomi che sono ovviamente due campioni assoluti, non soltanto per il 600 olandese né tantomeno per il 600 tout court, ma per tutta la storia dell'arte nell'ambito soprattutto della figura. Rembrandt e Vermeer, appunto. Ma potrei citarne tanti altri, Frans Hals e così via. Ma in quel secolo nasce in Europa il paesaggio moderno. Senza alcune grandi figure del 600 olandese nell'ambito del paesaggio, vi posso assicurare che la pittura di realtà in Francia, che è quella che precede l'impressionismo, e cioè Corot, Courbet, Diaz de la Peña, Daubigny, i grandi pittori della cosiddetta storia di Parmigiano, non sarebbero mai esistiti, né tantomeno sarebbero esistiti gli impressionisti. Che cosa succede in quel momento? Soprattutto attorno alla metà del 600 in Olanda succede una cosa molto importante, e cioè questa: che la pittura di paesaggio fino a quel momento, salvo delle rare eccezioni, era una pittura di paesaggio legata alla ricostruzione del modello classico. Cosa intendo?
Intendo che il paesaggio era la rappresentazione di modelli arcaici, greci, romani, allora veramente le rovine greche e romane, il paesaggio era idealizzato, era uno scandalo assolutamente voler, poter, dover dipingere un paesaggio per come lo si vedeva. Ciò che a noi appare oggi la cosa più normale del mondo, in quel tempo non era assolutamente così. Pensate che ancora nell'Ottocento il tema paesaggio era all'ultimo posto nella scala, nella graduatoria delle accademie, cioè chi non era ritenuto capace di fare nulla come pittore era messo all'ultimo posto perché faceva paesaggi, delle macchie, era il ritratto, l'ambito nel quale si misurava la capacità di un pittore. Il paesaggio era veramente schifato. Ma Olanda, a metà del Seicento, succede questo qualcosa di straordinario. È come se il pittore, l'uomo prima di tutto, avesse finalmente aperto gli occhi su ciò che stava davanti a lui. Non serviva più idealizzare e si poteva tranquillamente dipingere quello che si vedeva. Allora ci sono alcuni pittori straordinari, ne cito uno per tutti, che è veramente il padre del paesaggio moderno nella pittura. Lui si chiamava Jacob van Rijsdael ed è un pittore incantato, meraviglioso, che conterà per tantissimi artisti dei secoli successivi, prima in Inghilterra, e a momenti di porto proprio in Inghilterra, e poi in Francia naturalmente. Questo pittore fa delle esperienze che gli fanno rappresentare tutti gli ambiti del paesaggio, dal mare ai boschi, le foreste, i fiumi, gli inverni ghiacciati in Olanda. E poi una cosa importantissima, dipinge il cielo. Voi direte, che cosa c'è di strano nel dipingere il cielo? Nessuno dipingeva il cielo, aveva mai dipinto il cielo come lo dipinge a metà Seicento Jacob van Rijsdael. E che cosa fa? Il cielo era al massimo considerato un luogo di scenografia lontana, ma lui abbassa la linea dell'orizzonte e dipinge paesaggi, magari una grande brughiera libera con questi cieli nei quali corrono e si ammatassano quasi le nuvole, e dipinge questi paesaggi abbassando a un terzo la linea dell'orizzonte e lasciando i due terzi superiori di cieli liberi nei quali le nuvole corrono, nei quali si sente, si percepisce perfettamente la forza di quel vento che muove quel bianco dei cirri e delle nuvole. Questo fa Jacob van Rijsdael. E a questa immagine rispondono pittori delle generazioni successive, fra cui, per esempio, lui, che è John Constable. Ma io vi porto subito al prossimo quadro, visto che ho parlato di cieli. John Constable è, assieme a William Turner e a Caspar David Friedrich, in Germania invece, uno dei tre cardini dell'età romantica. Ma John Constable, così importante per i pittori della realtà francese, come vedremo subito, John Constable raccoglie l'eredità proprio di Jacob van Rijsdael e, oltre a dipingere la bellezza, la semplicità assoluta della natura, avete visto quel carro di fieno con i fiumi, dipinge la sua piccola valle, si concentra insomma su ciò che conosce e fa diventare la pittura dei piccoli passi, dei piccoli gesti, dei piccoli viaggi, la fa diventare qualcosa che si affacci verso l'immenso, fino a che anche lui, siamo nel 1820 in questo caso, dipinge i cieli. La serie dei cosiddetti cloud studies, quindi gli studi delle nuvole di John Constable, è una delle cose più belle e più moderne che la pittura nei primi due decenni del XIX secolo ci presenta. È davanti a questa novità che i pittori francesi quasi si inchineranno quando, nel Salon parigino del 1824, vedranno per la prima volta in un numero importante le opere proprio di John Constable.
il pittore che più di ogni altro raccoglie l'eredità che proviene dal 600 olandese e poi dall'opera di John Constable, è questo signore, l'avete riconosciuto dalla firma in basso a destra, Camille Corot. Camille Corot, giovane ventenne in quel 1824, quando le opere di Constable vengono mostrate al Salon parigino, resta incantato. È un giovane che ha frequentato l'Accademia, ha buoni studi sulle spalle, ma è combattuto perché sente che la vera e propria necessità biologica di raccontare la natura passi per altre strade che non quelle dell'Accademia. E allora quando incontra i cieli, i grandi paesaggi di Constable, scopre che questo che aveva in mente è possibile. Tutto quello che aveva nel cuore è effettivamente possibile. Allora, già, come vedete in questo quadro, già a metà degli anni 20 dell'Ottocento, è un pittore straordinariamente moderno. È un pittore che ci mostra come la bellezza dei cieli, guardate, proprio alla maniera di Constable, la capacità e la voglia di essere pittore che guarda la realtà, tutto questo sia effettivamente raggiungibile. E parte per l'Italia. Tra il 1825 e il 1828 compie il primo dei suoi tre viaggi in Italia. E tra l'altro passa anche da queste parti proprio. L'Alta Valle del Tevere, poi scende a Roma, dipinge dei paesaggi meravigliosi. C'è un quadro fantastico, che ho anche esposto un paio di volte, che rappresenta la Cascata delle Marmore. Ed è un quadro bellissimo, dove si sente questo azzurro tonante del cielo e la spuma dell'acqua che cade a terra in un rigoglio di colori che si spandono dentro l'acqua. Sono quadri di una modernità incredibile, inimmaginabile per quel tempo. Ma lui per vivere deve anche fare i quadri dell'Accademia. Per esporre al Salon non può esporre questi quadri, oppure anche questo quadro. Queste cose le tiene in un cassetto, diremmo, e al Salon mostra assolutamente altre cose. Camille Corot è il padre dei giovani impressionisti della generazione precedente, è colui che, forse una generazione e mezza, è colui che apre la strada alle opere del giovane Monet, del giovane Renoir, del giovane Pissarro, del giovane Sisley, di tutti quei pittori che si raccolsero sotto il nome nei primi anni 60 di École du Plein Air, cioè i pittori che dipingevano uscendo dagli studi polverosi. C'è una frase bellissima in una lettera che Vincent van Gogh scrive nel 1885 al fratello Theo, e in questa lettera, in cui esalta la bellezza, la capacità di raccontare assolutamente nuova dei pittori della scuola di Barbizon, di cui Camille Corot faceva parte, scrive proprio: io mi immagino che ad un certo momento questi pittori, i pittori della scuola di Barbizon, abbiano detto: ma noi dobbiamo uscire dai nostri studi polverosi, dobbiamo aprire le finestre, dobbiamo allontanare le tende, dobbiamo respirare a pieni polmoni, uscire e dipingere la natura dal vero, così come Camille Corot effettivamente fa. E poi ci sono anche altri artisti che rappresentano proprio questo circolo della scuola di Barbizon. Barbizon è un villaggio ai limiti della foresta di Fontainebleau, quindi siamo più o meno un centinaio di chilometri a sud-est di Parigi, e questa foresta è stata fondamentale per la creazione di questo gusto nuovo del paesaggio, prima con gli artisti di cosiddetti proprio della scuola di Barbizon. Qui ne vediamo un altro, lui è Rousseau, che a partire dalla fine degli anni 20 sono andati lì e hanno percorso chilometri e chilometri a piedi per disegnare e per dipingere i grandi querceti, i grandi sentieri ghiaiosi, sassosi, poi li vedremo anche dipinti tra poco da Claude Monet. Hanno aperto questo varco nella natura, un varco nuovo.
E poi la pittura che precede l'impressionismo nella sua generazione, appunto immediatamente precedente, è fatta anche naturalmente da artisti come Jean-François Millet, eccolo qui, che ha inserito, che ha incluso nella natura la figura umana, perché questo poi è uno dei grandi temi dell'impressionismo, la capacità di inserire nello spazio naturale, di inserire in quello spazio la figura umana, facendola vivere, rendendola partecipe di quello spazio, ma figure che appartenevano alla quotidianità, come in questo caso la famosissima immagine dell'Angelus della sera, che forse hai visto 2 o 3 giorni fa, che lui è stato al Musée d'Orsay a Parigi 3 giorni fa, la nostra viola di questa sera, ed è conservato lì, è uno dei quadri più famosi ovviamente di Jean-François Millet, che è stato il pittore che dal punto di vista dell'immaginario ha contato così tanto per Vincent van Gogh. Quanti quadri di Jean-François Millet Vincent van Gogh ha rifatto a colori. Non parleremo di Van Gogh questa sera perché l'impressionismo si chiude ben prima dell'arrivo di Van Gogh, ma solo per dire, davanti a Millet è difficile non nominare Van Gogh e non dire qualcosa anche di lui, quando Van Gogh ha la quarta e ultima crisi nella casa di cura di Saint-Rémy in Provenza, il direttore della casa di cura, il dottor Théophile Peyron, gli impedisce di uscire dalla stanza perché ha paura che succeda qualcosa di grave per un paio di mesi. Allora cosa fa? Oltre che dipingere ciò che vede al di là della sua finestra, dunque la catena delle Alpiglie o il campo di grano, in quel momento ovviamente siamo a gennaio, febbraio, marzo, il grano non c'è, si fa mandare dal fratello Theo le litografie che i due fratelli Van Gogh avevano collezionato proprio di lui, di Jean-François Millet, e dipinge quella serie di oltre 30 quadri che poi gli storici dell'arte hanno denominato i Millet a colori, perché naturalmente le litografie in quel momento erano in bianco e nero, e lui le traduce, queste litografie, in immagini straordinarie, fra cui anche questo quadro. E poi c'è il vero pittore della realtà, il suo nome è Gustave Courbet, pittore che non possiamo associare alla scuola di Barbizon poiché non ha mai partecipato a quel circolo a cui partecipano invece almeno un'altra dozzina di artisti, ma se parliamo della scoperta della realtà, che è assolutamente la pagina precedente rispetto all'impressionismo, la scoperta della realtà in Francia, che poi invade tutte le contrade d'Europa nel corso della seconda metà dell'Ottocento, beh, il nome da fare è proprio quello di Gustave Courbet. Vi mostro in questo caso un'immagine di mare in Normandia. Le coste di Normandia sono uno dei luoghi nei quali i pittori francesi, e non soltanto francesi, anche inglesi che vengono dall'altra parte della Manica, si danno appuntamento per dipingere come in questo caso la grandezza, l'eroicità del paesaggio, ma dipingere anche la sua quotidianità, la barca di un pescatore abbandonata perché la burrasca sta venendo e può travolgere tutto. Il pescatore, ce lo immaginiamo, sta correndo, risalendo la spiaggia e andando nel suo villaggio, come in questo caso il villaggio di vicino, il villaggio di Etretà con le grandi scogliere. La sorpresa che i pittori hanno di fronte all'immenso della natura, la traducono, la dipingono. Non hanno paura di dipingere quello che vedono. E Courbet è il numero uno in questo caso. E poi voglio chiudere questa prima parte mostrandovi un quadro. Siamo nel 1850, con il quadro di Courbet eravamo in realtà alla fine degli anni 60. Quindi quando l'impressionismo, come vedremo tra pochissimo, aveva già iniziato il suo corso, torniamo indietro per un momento, 1850, perché questo pittore è uno di quelli più importanti. Lui si chiamava Daubigny, assieme a Corot è forse il paesaggista principe della stagione della scuola di Barbizon. Ed è un pittore molto importante per Claude Monet, il quale
19enne, nel 1859, lascia la Normandia, dove sta, dove abita, e viene a Parigi per vedere il Salon. In una lettera che invia un amico dopo questa visita al Salon, parla della sua emozione, del suo entusiasmo proprio di fronte ai quadri di Daubigny, che rappresentano, come vedete, per Monet, una prima immagine di cosa sarà la sua Senna dipinta con i riflessi. Naturalmente siamo nel 1850, in questo caso, l'Isola del Lavoro si chiama questo quadro, ma Daubigny anticipa 20 anni prima quello che Monet farà quando salirà a bordo del suo cosiddetto bateau atelier e si muoverà lungo il corso della Senna a catturare i riflessi, a catturare l'ombra delle nuvole, i colori delle rive che si affacciano, che si specchiano sull'acqua. Tutto questo fa Daubigny 20 anni prima e Monet nel 1859 dice: io sono rimasto entusiasta davanti alle opere di Daubigny. Thank you.
momento molto importante che ha una data ben precisa, il 1863, nell'ambito di questa storia. Nel 1863 si svolge la prima edizione del cosiddetto Salon des Refusés, Salone dei Rifiutati a Parigi, perché in quell'anno il Salon aveva rifiutato migliaia, circa 3.000 opere erano state rifiutate dalla giuria e si erano levate tantissime proteste in questo senso. Tantissimi artisti avevano firmato una petizione, tanto che alla fine l'imperatore Napoleone III decide di creare, in accordo con quello che oggi si direbbe il ministro della cultura, di creare appunto questo Salon des Refusés, ospitare le opere di coloro che non avevano trovato posto nel salone. Fu un grande successo perché erano molto più belle le opere del Salon des Refusés di quelle del Salon. C'era comunque una marea montante anche nella pubblica opinione che ricercava delle cose diverse. Fasce della borghesia si stavano arricchendo e non c'era l'interesse ad acquistare sempre solo e soltanto i quadri ufficiali del Salon, noiosissimi. Ma c'era anche l'interesse finalmente a considerare che la pittura potesse raccontare la vita vera, la vita delle cose. In quel Salon des Refusés del 1863 la vera e propria star è stata Édouard Manet. Ed ecco il suo quadro del 1862, la Musique Tuileries, che esposto in una galleria privata di Parigi l'anno precedente, ottiene un grande successo tra il pubblico delle persone più avvedute, che comunque, occorre dirlo, era un pubblico ancora molto limitato dal punto di vista numerico. Ma ci sono già assolutamente, siamo nel 1862, i prodromi dell'impressionismo. Sappiamo che Édouard Manet può essere considerato più vecchio di qualche anno, neanche una mezza generazione, il fratello maggiore degli impressionisti, così è stato definito tante volte. Claude Monet, che Manet stimava moltissimo, ha cercato più volte di convincerlo ad esporre con loro nelle mostre impressioniste, quantomeno nella prima edizione, nella quale serviva a dimostrare di essere un gruppo compatto, fatto di forti personalità, e Manet naturalmente sarebbe servito, e come no, a questo scopo. Però Manet ha sempre rifiutato. Ma da fuori ha costituito un esempio importantissimo, fondamentale, e in questo dipinto, per esempio, noi vediamo benissimo questo studio della cosiddetta vie moderne, quindi la vita moderna, la vita quotidiana, che viene rappresentata attraverso questa grande festa di gente ai giardini del Tuileries, ed è una giornata, una domenica di festa nella quale si fa musica, lo stanno facendo loro questa sera, si fa musica, si è felici, si parla, si balla, si canta, e questa era una cosa che era irrappresentabile. Ma poi in quel 1863 alla Salon des Refusés, il quadro che fa scandalo è questo che vedete alle mie spalle, che credo tutti voi conoscerete, un quadro che ci hanno fatto conoscere fin dai manuali della scuola, del liceo, che sta forse anche quello, dove lui conosce già tutto quello che dirò questa sera. E beh, il tema è un tema famoso, è solo che Manet rovescia completamente il senso della cosa. È il Déjeuner sur l'herbe, che è con tutta evidenza esemplato sulle sacre conversazioni dipinte tra la fine del 400 e i primi anni del 500, soprattutto di ambito veneziano, perché se è vero che Édouard Manet aveva una predilezione forte per la pittura spagnola del 600, quella del cosiddetto siglo d'oro, e Velázquez in modo particolarissimo, è altrettanto vero che l'opera di Giorgione e di Tiziano, e quindi il 500 veneziano, l'altissimo 500 veneziano, è per lui fondamentale, e lo vediamo benissimo. Allora, qual è il problema? Il problema è che questo quadro fa scandalo
ne scrivono appunto scandalizzati critici non soltanto francesi ma anche di altre nazioni, Inghilterra in primis, dicendo che è una presa in giro proprio dei modelli del Cinquecento veneziano. Si cita Giorgione in modo particolare, e perché al posto della Madonna col bambino adagiati sul prato c'è probabilmente una prostituta con nuda con due uomini vestiti e un'altra donna che sta salendo da quel piccolo ruscello. Quindi viene a rompersi completamente il senso della cultura sacra ed entra questa quotidianità, ma anche una quotidianità tra virgolette quasi blasfema, ma con una bellezza della pittura incredibile, una modernità straordinaria. Perché? Perché a quelle fasce di colore largamente inscritte dentro grandi contorni, molto spesso neri, fatti con il bitume, succede invece questo tipo di pittura, che è una pittura franta, che mescola i toni, che li sovrappone, che rende vibrante l'unione di luce e di colore, ed è anzi la luce che dà la possibilità al colore di esprimersi. Ed è proprio a questa fonte che verranno ad abbeverarsi i giovani impressionisti. E ad un certo momento, qui siamo nel 1874, sarà addirittura Manet ormai che si rivolgerà agli impressionisti, e in modo particolare ovviamente al suo amico Claude Monet. Questo è un quadro oggettivamente molto impressionista ed è quasi un unicum nella storia di Édouard Manet. Viene fatto in quei due anni nei quali Édouard Manet vive dall'altra parte della Senna, nel villaggio di Gennevilliers, rispetto a Argenteuil, nel quale villaggio vive Claude Monet dalla fine del 1871 all'estate del 1878. Sono gli anni proprio della vera e propria università dell'impressionismo. Vive dall'altra parte della Senna e si incontreranno più volte, come vedremo anche in un paio di quadri curiosi che vi farò vedere tra poco. Ma intanto guardiamoci questo quadro con il villaggio di Argenteuil sul fondo, siamo sulla Senna. Certo, rispetto a Manet c'è questo quoziente di realtà molto più forte, questa trasposizione quasi lirica, aerea del colore che è sempre forte in Monet. In Manet invece non la sentiamo, perché la sua educazione, che è quella del 600 spagnolo, come ho detto prima, l'immagine di Velázquez in modo particolare, con quei neri, quei marroni meravigliosi, quasi damascati e vellutati, qui non la vediamo perché il suo dirimpettaio sulla Senna gli impone quasi di vedere il paesaggio a suo modo, alla sua maniera. Thank you.
vedete, un altro grande rapporto, importantissimo per la nascita dell'impressionismo, è il rapporto con la fotografia. Con questa fotografia di Gustave Legré, il più grande pittore il più grande fotografo di paesaggio a metà dell'Ottocento in Francia. Siamo nella foresta, siamo vicini al villaggio di Barbizon. A destra un quadro del 1865 di Claude Monet che rappresenta lo stesso identico luogo. Il sentiero lastricato a Chailly, che è una delle grandi direttrici all'interno dei boschi della foresta di Fontainebleau. Perché è importante la fotografia? Consideriamo che la fotografia è nata da una ventina d'anni. È importante perché l'interesse di catalogazione che aveva la pittura viene finalmente annullato da uno strumento che garantisce questa catalogazione del visibile. Quindi se tu vuoi vedere rappresentato in modo preciso, nitido, chiaro, realistico ciò che sta davanti a te, a quel punto la fotografia può sostituire la pittura. La pittura può essere a questo punto libera, assolutamente libera. E allora Monet dipinge quella meraviglia di quel cielo che si infila come un imbuto in mezzo alla foresta, dipinge l'aggrapparsi della luce su quel tronco, dipinge il distendersi della luce, si concentra sul rapporto tra la luce e l'ombra, si concentra sulla nascita del colore dentro il grumo della luce, si concentra su tutte queste cose perché la fotografia ha raccontato quello che si vede. L'interpretazione del visibile a questo punto è affidata proprio alla pittura. E lo vedete anche in questo binomio, in questo accostamento ancora una volta di una fotografia dell'altro grande fotografo di paesaggio tra gli anni 50 e 60, lui si chiamava Eugène Cuvelier, e a destra un altro quadro di Monet dello stesso anno, 1865, un anno baciato dalla grazia assolutamente all'interno di quella foresta. E vi chiedo di osservare. Devo dire sempre, per quanto mi riguarda, conosco questi quadri da sempre, ovviamente, con emozione, come Claude Monet nel 1865 dipinga quel tronco morto di quercia con quel azzurro, quel cobalto quasi serale che si distende e arriva da dove? Arriva dal cielo, quel grande cielo azzurro sopra. E poi gli alberi che diventano azzurri. Siamo nel 1865. Paul Gauguin e Vincent van Gogh dipingeranno gli alberi azzurri oltre 20 anni dopo. Noi siamo abituati a considerare Claude Monet soltanto un canonico impressionista. Certo, a tutti piace Monet, ma Monet è tante cose nello stesso pittore. È un pittore che riesce, come in questo caso, ad anticipare addirittura la pittura o l'intenzione della pittura di Vincent van Gogh. È un pittore che nasce realista, che accarezza il pelo, come si dice, al salon, perché ci vuole entrare anche lui, e finisce negli ultimi 25 anni della sua vita per essere un pittore quasi astratto con le ninfee. Quindi quando si dice Claude Monet un pittore impressionista, si dice una cosa assolutamente inesatta. Torniamo lì sulla costa di Normandia, di cui vi ho parlato prima. Siamo esattamente negli stessi momenti in cui Claude Monet ha dipinto quel quadro lungo i sentieri della foresta. E qui, ancora una volta, siamo vicini a Monet. Lui è Eugène Boudin, quello che Monet ha sempre considerato come il suo maestro. E perché lo considera il suo maestro? Lo racconta benissimo in un'intervista per una rivista che si chiamava L'Evoluase. Quando compie 80 anni gli viene fatta un'intervista importante, lunga, nel 1920, intanto 1920, l'impressionismo era finito da tanto, tanto tempo, non è impressionista anche no. E racconta la sua giovinezza e dice, sì, io posso dire che il mio maestro è stato proprio Eugène Boudin. Allora l'intervistatore gli dice, beh, ma insomma, maestro, lei
regno superiore a Boudin? E lui risponde: sì, certo, intanto è venuto lui a trovarmi, mi ha scoperto, io non avevo ancora 20 anni, e il corniciaio a Le Havre esponeva delle mie caricature. E lui è passato davanti e ha detto: ma chi è questo che fa queste caricature? E allora mi ha preso sotto la sua ala. E la cosa più bella che mi abbia insegnato sono state le lunghe passeggiate che abbiamo fatto lungo la spiaggia tra Le Havre, Honfleur, Trouville, tutte le grandi spiagge di Normandia, e passeggiavamo insieme. Mi diceva: beh, usciamo, prendi una sacca, una bisaccia, mettici dentro degli acquerelli, dei pastelli, delle matite, dei rotoli di fogli e andiamo. E ascoltiamo il vento, guardiamo la luce. E lui lì ha cominciato a fare, per esempio, questa è una cosa di Boudin, dei pastelli, seguendo il suo maestro. E dietro, sempre, Boudin gli ha insegnato a dire: scrivi il giorno, la stagione, l'ora, le condizioni del tempo e della luce e del vento, per collocare in un hic et nunc sempre la pittura. Perché è da qui e ora che nasce la pittura degli impressionisti, in modo particolare di Monet, per poi espandersi, dilatarsi, arrivare verso l'infinito. E quindi la costruzione è esattamente questa. E poi la foresta continua a essere importante, siamo alla metà degli anni 60 sempre. L'inserimento, come dicevo prima, delle figure nel paesaggio. A destra, un quadro del 1866 di Renoir, il signore si chiamava Jules Lecoeur, e a sinistra invece una delle versioni del Déjeuner sur l'herbe di Claude Monet, il quale, impressionato dall'aver visto nel Salon de Refusé del 1863 il Déjeuner sur l'herbe di Manet, dipinge a sua volta una grande versione, poi tagliata, poi rifatta in altre versioni anche più piccole, del Déjeuner sur l'herbe. Anche qui sono i personaggi della sua vita, della sua quotidianità, gli amici, la moglie. Allora, se Manet aveva dipinto al posto della Madonna col bambino una prostituta con due figure, quasi due così, filosofi che si stavano raccontando la vita, Monet invece inserisce la vera e propria vita quotidiana, ed è un altro degli stigmi, un altro dei luoghi importantissimi, canonici assolutamente, dell'impressionismo. E vi voglio far conoscere anche altri pittori che dipingono sempre la foresta, perché voi dovete immaginare questo gruppo di pittori che continuano a frequentarsi. Ho detto che 1874-1886, che sono gli anni delle mostre impressioniste, contano fino a un certo punto, perché la nascita vera e propria dell'impressionismo comincia qui, alla metà degli anni 60, in questa foresta, fra l'altro anche con l'opera bellissima di Frédéric Basile. Questo quadro è di Frédéric Basile, grande amico di Monet, un pittore che viene da una famiglia molto ricca della zona del sud della Francia, precisamente dalla città di Montpellier, e che morirà tragicamente alla fine di novembre del 1870, quindi le sue opere sono poche decine, nella battaglia di Beaumont-la-Roland nella guerra franco-prussiana, lasciando un grande vuoto, perché era uno dei più grandi talenti della pittura, assolutamente, quasi al pari di Monet in questo momento. E guardate la bellezza di questo quadro, di questi cieli, di queste rive erbose, di queste rocce che si incontrano ancora oggi lungo le strade della foresta. E tutto questo è vita, è luce, è colore, è novità della pittura, mentre ancora una volta ogni anno i pittori accademici del Salon proponevano la noia delle loro immagini. E questi giovani pittori che proprio in questo 1867 e proprio con Basile e Monet vicini cominciavano a coltivare l'idea di poter esporre in mostre soltanto loro, e che poi ci vorranno però diversi anni, dal 67 al 74 per fare la prima, tutto questo nasce nel pieno dell'entusiasmo. 1867, altro quadro che sta dietro a sé a Parigi, La Gazza, è uno dei quadri più belli dell'impressionismo, assolutamente. Se voi andate a sfogliare i libri, anche senza, certo, vedere
per i quali davvero nei musei è ancora meglio, ma anche sfogliando dei libri. Voi guardatevi i quadri che tra il 1865 e il 1870 gli impressionisti hanno fatto. È qualcosa di incredibile, di incantato, di incantevole, di profumato, di lontano oppure vicino. E uno dei grandi temi dell'impressionismo è la neve, ovviamente. La neve che non è mai dipinta con il bianco del tubetto, mai. La neve che ha sempre mille folgorazioni luminose, spesso con questo tono azzurrino, naturalmente, come in questo caso. E guardate la bellezza dell'ombra della gazza che si posa lì, rovesciata, sul bianco della neve. Noi ci immaginiamo che sia la prima giornata dopo una grande nevicata e che tutto del paesaggio sia stato sommerso da questa coltre silenziosa, bianca, quasi profumata della neve. Ma la luce che arriva da quella parte macchia la neve in bianco, in mille colori. La neve non è dipinta dagli impressionisti con il bianco del tubetto, mai, mai. Perché nasce qui anche quell'idea che ci hanno giustamente insegnato a scuola della possibilità di dipingere le cosiddette ombre colorate. L'ombra non è mai nera, ma fino alla generazione precedente, anche quella di Corot, di Courbet, cioè i pittori della scuola di Barbizon, l'ombra era dipinta con il nero, con il bitume. Adesso l'ombra è qualcosa di estremamente vivo, arioso, luminoso, colorato. E questo quadro, bellissimo, la gazza lo dice nella maniera più chiara possibile. E poi possiamo continuare in questa carrellata meravigliosa. Un altro dei grandi pittori della cosiddetta École du plein air è Pissarro, 1863, La Varenne Saint-Hilaire. Un'altra cosa molto importante da dire è che l'impressionismo, sì, certo, le mostre si fanno a Parigi, ma l'impressionismo nasce, vive e cresce nei villaggi attorno a Parigi. Soprattutto la Senna, con i suoi affluenti, è una specie di grande rete di pittura, di viaggi. E quindi i pittori dipingono in campagna, dipingono in provincia, come in questo caso Pissarro, ma poi vanno ad esporre a Parigi. Ma tutto avviene attorno a Parigi. Le vie di comunicazione sono importantissime. Tra l'altro, la rete ferroviaria francese passa dai 2.000 km del 1850 ai 18.000 km del 1870. In 20 anni vengono guadagnati 16.000 km di strada ferrata. La storia sociale è fondamentale anche per la nascita dell'impressionismo, perché i pittori si possono muovere, si possono spostare, non devono più prendere la carrozza con i cavalli per andare a dipingere in Normandia, no, c'è il treno. All'inizio degli anni 60 il treno raggiunge finalmente la costa di Normandia, ancor prima il treno aveva raggiunto da Parigi la foresta di Fontainebleau. E tutto è questo, tutto è così, i pittori si spostano e dipingono. E poi un altro dei grandi, un impressionista molto particolare è ovviamente Edgar Degas. Eccolo qui in una giornata, siamo nel 1867 ancora, in una giornata di festa, di vacanza, con le carrozze. Lui, un pittore che al pari di Manet, al pari anche di Renoir, guarda la realtà in modo molto forte. Educazione classica, poi trasferita e trasformata in qualcosa di profondamente diverso. E Degas sarà a capo della fazione dei cosiddetti ritrattisti realisti, quanto Monet lo sarà a capo della fazione dei paesaggisti. E a parte le prime mostre impressioniste, da un certo momento in avanti le mostre vedranno la presenza o degli uni o degli altri, perché i due gruppi difficilmente si salveranno.
credo che tutti lo conosciamo questo quadro, il quadro che dà il nome all'impressionismo, dipinto Cooke nel 1872, come è scritto lì. Spesso i pittori retrodatavano i loro quadri per darsi un po' di tono in più, spiegando che così avevano inventato qualcosa prima del tempo. In realtà questo è un quadro dipinto nel 1873. Siamo nel bacino di Rouen, nella città, con la famosissima cattedrale che si intravede in fondo nella nebbia colorata del mattino. Il quadro Impression Soleil Levant è un quadro che viene esposto nella prima mostra impressionista, quella del 1874, nell'Atelier di Nadar. Viene preso a pretesto per criticare ferocemente, aspramente, la pittura degli impressionisti, in modo particolare quella di Monet, come degli schizzi informi, delle cose appunto, delle impressioni, dando a essa, a questa parola, un senso fortemente negativo. In realtà questo quadro, che sì, è un bel quadro, ma è come tante volte dico, sicuramente Leonardo ha fatto molti quadri più belli della Gioconda, non c'è nessuno. Monet ha fatto non uno, ma centinaia di quadri più belli di questo. Però è un quadro che è passato alla storia, perché da questo quadro è nato il nome dell'impressionismo. Questo critico, si chiamava Leroy, ha dato questa definizione, appunto, i quadri impressionisti. Ma questo è un quadro importante perché ci segnala anche l'inizio di un tipo di lavoro di Monet fatto al centro, come vedete, dell'acqua. E questa è una cosa molto importante, perché essere al centro della visione non è più generare una visione di carattere tradizionale, prospettico, rinascimentale, ma è l'inizio di una visione che poi porterà il pittore, i pittori, a inventare anche quella che noi chiamiamo la pittura astratta. Ma intanto, 1872, siamo nel pieno della pittura impressionista, nel pieno. Villaggio di Argenté, e questo è forse uno dei quadri che rappresentano il canone perfetto dell'impressionismo: il cielo con le nuvole, le persone che camminano sul sentiero, la Senna, la grande ansa turistica di Argenté. Immaginate che adesso questa è una orrenda periferia industriale di Parigi, piena di ciminiere bruttissime. All'epoca era il primo luogo dello svago. Si partiva dalla stazione, dalla Gare du Nord, e il primo luogo che tu incontravi era Argenté. E lì c'erano i cantieri, c'erano i velisti, c'erano le spiagge lungo l'acqua, lungo il prato, lungo la Senna, ed è un posto bellissimo. Parliamo di ombre colorate, eccole lì naturalmente, e in fondo il ponte di Argenté, ricostruito veramente con un tempismo straordinario dopo la distruzione avvenuta durante la guerra franco-prussiana. Allora, non ho ancora nominato finora, credo sia l'unico che non ho ancora nominato, il nome di un artista importantissimo. Impressionista, no? Ha partecipato alla prima e alla terza mostra impressionista, 1874 e 1877. Sulla destra, Paul Cézanne. Lui si è acceduto alla richiesta di Monet di partecipare, non aveva nessuna intenzione di partecipare alle mostre degli impressionisti, perché lui diceva, no, io costruisco con il colore, e questo verbo, costruire, è sempre stato importante, fondamentale per lui. Del resto, come ci ricordiamo perfettamente, i grandi pittori, da Braque a Picasso, che hanno fondato il cubismo, si sono appoggiati molto all'opera, soprattutto degli ultimi 10-15 anni di Paul Cézanne, ma che già vediamo qui in un'opera della metà degli anni 70, dipinta accanto a Pissarro. Siamo tra i villaggi di Pontoise e Auvers, il villaggio dove è morto Van Gogh alla fine di luglio del 1890. E per tutto il corso degli anni 70 Pissarro e Cézanne dipingono insieme, ma noi possiamo, e la strada è la stessa, è esattamente la sorpresa da due angolazioni diverse, ma guardate come Cézanne costruisca proprio con dei piani
paralleli il paesaggio e con i tetti delle case che sono già frammenti e quasi tessere di un mosaico che vanno a costruire lo spazio che poi andrà decomponendosi nelle versioni finali, soprattutto della montagna Saint-Victoire, dalle quali poi queste versioni finali i cubisti, quelli che saranno i cubisti, prenderanno sicuramente una parte importante. Quindi l'impressionismo ha al suo interno, per questo dico che non è un movimento ma è un gruppo, non è un movimento perché al suo interno c'è di tutto, c'è il fratello maggiore Manet che nasce dai veneziani e dagli spagnoli, c'è Monet che fonda la pittura di plein air, c'è Renoir che si abbevera a Raffaello, c'è Cézanne che parla di forma, c'è Degas, il più grande disegnatore dopo Ingres dell'Ottocento francese, c'è veramente di tutto, è un gruppo che difficilmente tra l'altro riesce a stare insieme. Vi parlavo prima, Argenteuil 1873-1874, Manet vive dall'altra parte della Seine, Renoir va spesso a trovare Manet e Monet. E questo è un quadro di Renoir dipinto nel 1873 che rappresenta Monet che sta dipingendo quel grande roseto del suo giardino. E la cosa bella è che il Museo Americano, alla National Gallery di Washington, è conservato il quadro che Manet sta dipingendo in quel momento, e cioè tutto quel rosetto lì sulla destra del pittore. Quindi ci sono questi incontri. A me piace sempre immaginarmi questa cosa, che tu in una domenica di festa andavi a Argenteuil, entravi nel giardino di Monet e trovavi Renoir, Monet che parlavano, che dipingevano insieme, incredibile, no? Penso, una cosa fantastica. La gente attorno non se ne rendeva neanche conto, insomma. Però è fantastico, è come pensare a quando Van Gogh si buttava in mezzo ai campi di grano a dipingere e gli urlavano che era pazzo, così. Ma questa cosa che si incontrano loro tre, Manet, Monet e Renoir nel giardino a dipingere, perché poi, guardate, nello stesso giardino Manet dipinge Monet che è lì intento a lavorare sui fiori con l'annaffiatoio, le galline in primo piano, la prima moglie, la giovane moglie di Monet che morirà nel 1878, Camille, e poi il primo dei due figli di Monet. Quindi sono queste scene, è l'anno stesso in cui Manet dipinge quel quadro che avete visto prima con la barca e le due figure sulla barca, no, è il momento proprio dell'impressionismo, 1874 in modo particolare. Gustave Caillebotte, questo è il suo quadro più famoso assolutamente, Una giornata di pioggia, siamo nel 1877, il quadro sta all'Art Institute di Chicago, negli Stati Uniti, e se parliamo di realtà, ecco, Caillebotte è sicuramente più di ogni altro quasi il pittore che rappresenta questa linea, unendo però anche l'interesse per la fotografia. È molto molto interessante, lui era un grandissimo amico di Monet anche, fra l'altro è stato un grande sostenitore degli impressionisti perché lui era, faceva parte di una famiglia molto benestante, era un pittore veramente di grandissima qualità, ma ha sostenuto tantissimo i suoi amici impressionisti che nella quasi totalità, almeno fino ad un certo momento, avevano grosse difficoltà di mantenersi, vendevano poco, almeno nei primi anni. Poi alcuni, come Monet, hanno radicalmente cambiato il loro status, diventando molto ricchi, altri come Sisley, per esempio, no, assolutamente, uno come Pissarro si è mantenuto dentro una dignità e poco più, però anche Degas era di famiglia ricca, anche Cézanne era di famiglia ricca, quindi anche qui grandi differenze in questo senso. Invece Renoir se l'è sempre cavata molto bene vendendo. Beh, Caillebotte ha comprato tantissimi quadri ai suoi amici e fra l'altro, dico anche a Aldo che forse non lo sa, tanti quadri della collezione del Musée d'Orsay derivano proprio dalla donazione di Caillebotte. E pensate che ancora quando lui è morto, 1895, poi c'è stata questa donazione fatta dal fratello Martial Caillebotte e lo Stato ha rifiutato questa donazione. Decine e decine di capolavori, decine e decine di capolavori, lo Stato ne ha presa una parte
ci sono tanti capolavori al Museo d'Orsay che rappresentano questa donazione, ma pensate che una parte, almeno la metà, è rimasta nella famiglia e a tutt'oggi sta nella famiglia. Voi non immaginate che capolavori ci siano nei rami che poi sono succeduti della famiglia Caillebotte, perché ancora una parte di quella donazione è rifiutata dallo Stato francese, ma non rifiutata nel 1870, quindi quando, nel 1897 anzi la donazione viene, quindi è una cosa incredibile, però tanti quadri sono veramente straordinari e noi li vediamo appunto al Museo d'Orsay. Degas, eccolo qui, anche Degas, come ho detto prima, per me il più grande, non solo per me, il più grande disegnatore, non dopo, dopo dal punto di vista cronologico, ma assieme a Ingres dell'Ottocento francese, non solo, un disegnatore meraviglioso, tra l'altro con delle radici italiane, della sua famiglia, napoletana in modo particolare, e dei disegni fatti con la punta d'argento inarrivabili quasi negli anni 60. I ritratti degli anni 60, qui siamo negli anni 70, già con il pieno impressionismo, i ritratti degli anni 60 di Degas sono tra le cose più belle in assoluto dell'intero secolo, dell'intero XIX secolo, perché sa rendere l'interesse suo per la realtà, quasi fotografico, tra l'altro aveva una grandissima capacità come fotografo, ma la cosa bella è che c'è questo potere psicologico meraviglioso, incantato, veramente con un'eleganza, un velluto quasi, scopre quello che sta dentro, che sta dietro lo sguardo di una persona, lo rappresenta, ma mai con quella divaricazione, con quell'urlo cui siamo magari abituati quando pensiamo alla scoperta dell'anima dentro lo sguardo di una persona, no? Lo fa con un segreto, con un silenzio soprattutto, che sono stati assolutamente inarrivabili. E poi chiudiamo questa parte, prima di entrare nella brevissima ultima, per dire che cosa sia la crisi dell'impressionismo. Qui non abbiamo cantato la gloria dell'impressionismo, adesso vediamo. Qui siamo nel 1881, siamo con Renoir, i Canottieri, e questo è un quadro, quasi una specie di canto di addio di Renoir all'impressionismo. Quando lui tornerà dal viaggio italiano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, da cui poi prenderà un battello e andrà, tornerà in Francia a Marsiglia all'inizio del 1882 per dipingere fra l'altro in Provenza, nella zona di Marsiglia, dei quadri meravigliosi di paesaggio assieme a Cézanne. Tornando da quel viaggio dirà: per me l'impressionismo è finito. E infatti la sua attività sarà estremamente diversa. E questa è una specie di canto di addio all'impressionismo, ed è una specie, vent'anni dopo, di controcanto rispetto alla musica alle Tuileries che abbiamo visto di Edouard Manet, fatto vent'anni prima, 1862 Manet, 1881, questo quadro di Renoir, che diventa quasi una specie di fotografia di un'epoca che si va effettivamente concludendo. Allora, l'epoca che si va concludendo è quella legata, naturalmente, al cosiddetto post-impressionismo, o puntinismo, o puntillismo, se vogliamo dirla in francese. L'esponente principale di questa piccola corrente è ovviamente Georges Seurat, e qui chiudiamo il cerchio, perché questo quadro, la famosissima Domenica alla Grande Jatte, è un quadro esposto da Seurat nella mostra ottava e ultima impressionista nel 1886 in Rue Lafitte. Un quadro di grande formato, sono 3 metri di base, che si vede a Chicago anche questo, e che rappresenta una modalità di pittura estremamente diversa. Gli impressionisti avevano lavorato su un intersecarsi, su un sovrapporsi dei toni, degli strati di colore, invece a questo punto Seurat ci dice un'altra cosa. Questo è un quadro dipinto fra l'84 e l'85 e poi esposto nell'86, no? Ci dice: il colore esce puro dal tubetto e soltanto l'accostamento di un punto, o sarà di un tratto di colore per Van Gogh successivamente, all'altro fa generare quello scatto che dà luce, che dà colore, che dà profondità, quindi non più la sovrapposizione, ma l'accostamento dei toni di colore.
che aveva imposto la modalità fondante dell'impressionismo, cioè Claude Monet, con quella che io definisco sempre la religione del plein air, il dogma del plein air, quindi la volontà di portare a termine un quadro dal primo all'ultimo momento, sempre dipingendo all'aria aperta, di fronte, davanti al motivo, è colui che lo mette in crisi, sconfessando la necessità proprio di dipingere un quadro dal primo all'ultimo momento a plein air, quindi davanti al motivo. Questo avviene già a partire dalla fine degli anni 70, quindi nel pieno della stagione delle mostre impressioniste. Per questo dico che le date delle mostre impressioniste valgono fino ad un certo punto dal punto di vista storico, perché la crisi dell'impressionismo interviene già più o meno a metà della stagione di quelle mostre. E c'è un episodio molto particolare, preciso, ed è quello rappresentato fra l'altro da questo quadro che fa parte di una serie di una quindicina di dipinti. Fine del 1879, inverno rigidissimo in Francia, e la Senna mano a mano viene ricoperta da uno strato di varie decine di centimetri di ghiaccio, tanto che le autorità, soprattutto parigine, decidono di far brillare delle cariche di dinamite vicine ai ponti per evitare che il ghiaccio stringa i piloni dei ponti e li faccia crollare. Ci sono tra l'altro delle illustrazioni delle riviste dell'epoca che ci mostrano esattamente questo. Poi, nei primi giorni di gennaio, la temperatura improvvisamente si rialza e avviene il cosiddetto fenomeno del disgelo, la debacle, come titola Monet questi quadri, questa serie di quadri. Nella notte fra il 4 e il 5 gennaio del 1880, Monet, che nel frattempo è passato da Argenteuil a Vetheuil, poco più a nord, lungo il corso della Senna, viene svegliato dalla domestica. Ci sono dei grandi boati, e questi boati sono le grandi lastre di ghiaccio che si stanno spaccando e che stanno correndo lungo il corso della Senna per andare poi verso la foce in Normandia. Allora Monet si alza, è notte, notte fonda, non ci sono le stelle, è tutto buio, ma si vedono, lo racconta, bellissima, una lettera alla seconda moglie, Alice Ochide, si vedono questi barlumi bianchi che sono queste lastre di ghiaccio. La mattina dopo Monet affitta una carrozza e con la moglie va in giro e fa dei disegni per rappresentare quello che vede, non dei quadri. Da questi disegni, nel corso dei due anni successivi, trarrà questa quindicina di quadri sulla serie appunto dei disgeli, che rappresentano il primo vero motivo non legato alla cultura del plein air, o meglio, la rappresentazione iniziale avviene attraverso ciò che si vede, ma poi tutto viene modificato, approfondito, cambiato in alcuni casi nell'atelier, nello studio. Quindi questa è la nuova modalità che Monet ha nella sua pittura. Partire dal motivo, ma non concludere il quadro mai, e portarlo invece nello studio per addirittura delle volte distruggerlo. Questa cosa noi la vediamo benissimo espressa nella doppia e cosiddetta campagna di pittura in Normandia dei due anni successivi, 1881 e 1882. Questo è un quadro dipinto sulle scogliere di Normandia nel 1881, quindi fa parte della prima campagna di pittura in Normandia, eccolo qui, e per chi abbia un occhio un po' allenato si capisce perfettamente che questo quadro non è assolutamente stato portato a compimento lì sul motivo. Monet comunque si faceva calare con delle corde addirittura nelle forre delle scogliere per essere lì in quel momento e iniziare il quadro, ma poi lo riportava su e lo riportava nell'atelier e ricominciava a dipingere. È un quadro assolutamente calcolato, è un quadro assolutamente strutturato che non ha più, se noi avessimo qui a fianco adesso un quadro degli anni 70, quelli prettamente impressionisti, non ha più tutto quel lavorio delle variazioni e delle vibrazioni della luce che invece quasi si intridono dentro quella materia.
Questo quadro, 1882, quindi seconda campagna di pittura in Normandia, ce lo fa capire ancora meglio. Quella lì in alto sulla sinistra, nella presa dalla luce del tramonto, è la chiesa di Farangeville che sorge alta sulla scogliera da cui si domina tutto il mare in direzione poi della costa ovviamente inglese, e noi vediamo, sappiamo anche perfettamente il punto da cui Monet ha iniziato a dipingere questo quadro, dove vediamo un primo piano che è stato probabilmente quasi interamente dipinto lì sul motivo, il resto è stato assolutamente accennato, perché tutta quella parte in modo particolare del cielo è una parte, e anche del mare naturalmente, sono parti che sono realizzate a memoria, secondo il senso di una visione che è una visione dilatata, una visione che non sente più la necessità di essere lì in quel momento e in quell'ora. Delle scene più celebri che Monet realizza nel 1882 in Normandia è questa, fatta in diverse versioni, questa è una delle più belle in assoluto, la casetta dei doganieri o la casetta del pescatore, così è stata nominata. E noi vediamo benissimo come la parte di vegetazione di questa grande riva erbosa che poi precipita giù nel mare di Normandia sia stata dipinta con una struttura che viene fatta lì in quel momento, c'è una valletta che sale dalla spiaggia, immaginatevi che da questa parte salga una valletta e qui ci sia una piccola riva d'erba sulla quale lui usava il cavalletto, e guardando lì la casetta del pescatore che oggi non c'è più e c'è semplicemente una sagoma metallica gialla contro il cielo azzurro, contro il mare azzurro, a lavorare lì sulla tessitura di questa materia che però poi viene approfondita nello studio, nella calibratura di un colore vicino a un altro colore, e a questo punto diventa la pittura, diventa un sogno dell'anima, una memoria, una previsione, un ricordo, diventa qualcosa che ha sempre più a che fare con una visione che nasce dalla vita vera delle cose, dalla vita vera della natura, ma che poi sprofonda dentro la nostra propria interiorità. E poi quel mare che è ovviamente l'assoluto delle cose, l'assoluto della vita, con quelle piccole vene che sono delle macchie bianche, che si, non che si impongono su quel mare, ma che ci galleggiano sopra e hanno a che fare ovviamente con la visione dell'infinito, quadro meraviglioso. E poi l'anno dopo, 1883, Etretat è un luogo dove hanno dipinto tanti pittori, tanti artisti, anche Courbet, vi ricordate all'inizio di questa serata? Vi ricordate quel quadro, quella grande mareggiata? Bene, quella grande mareggiata arrivava sulla spiaggia che stava da questa parte, ma guardando verso sinistra, ma poi anche verso destra, ci sono queste due grandi rocce dentro le quali passa la luce, dentro le quali passa il mare, dentro le quali passa il vento e dentro le quali soprattutto passa il tempo. La pittura di Monet è completamente cambiata, non è più la pittura degli anni 60, della foresta, non è più la pittura del villaggio di Barbizon, non è più l'accadimento continuo delle cose quotidiane. No, la pittura di Monet è diventata una cosa molto più profonda, molto diversa dall'arte degli impressionisti. Lui che l'aveva fondato quasi lo cancella. Una cancella per far rinascere qualcosa d'altro, qualcosa di diverso, qualcosa di più profondamente poetico, mi verrebbe da dire. E questo qualcosa di più profondamente poetico ha estremamente a che fare con una visione che si allontana sempre più di più dalla realtà da cui parte per entrare dentro la nostra anima.
grazie a voi.